Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi porto l'esempio di una maglia a forma lineare che ricorda come punto, dovrebbe ricordare, il facsimile del famoso cosiddetto punto Paddy Pool. Era un punto che si usava moltissimo tempi addietro per le giacche, per i cappotti, per i cardigan e si può utilizzare tranquillamente anche ora, anche in questi tempi, per fare un cardigan, per fare un gilet, per fare un maglione e un maglioncino. È molto bellino e grazioso il punto. È facile da realizzare. È in due versioni, come potete notare, in due colori, voglio dire, due versioni nel senso che si presenta in due colorazioni diverse proprio per mettere in risalto il punto chiamato Paddy Pool. Questo è il retro come si presenta e questo è il davanti. C'è una versione anche lavorata ai ferri, che se avrò possibilità vi mostrerò anche quella perché è molto più facile da elaborare, nel senso che è più facile nello sviluppo del lavoro stesso. Ed è bellino, particolare e ricorda molto un po' vintage, diciamo così, quei tempi. Ma va di moda anche questa, ho notato che va molto molto in questo periodo. E quindi ritorna anche la probabilità di essere utilizzato nuovamente sia come maglia che come punto per lavorare diverse, realizzare diverse creazioni. Io ci vedrei un bel gilet, ci vedrei un bel maglione, ci vedrei un bel cardigan, e poi i colori, quelli che si preferiscono. Io ho utilizzato in questo piccolo campioncino questo tipo di filato Robigioli che è 100% acrilico, sia con il bianco sia con il blu. È di spessore numero 5 e l'uncinetto che ho utilizzato è numero 3. Ma voi potete utilizzare tutti i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più. Lo scopo mio principale è che sia di vostra attenzione, curiosità, che vi piaccia, che possa aiutarvi a dare l'idea di sviluppare qualcosa di nuovo, di diverso, di particolare. E perché no? Anche da fare in dono magari a qualcuno che a noi è caro. Un bel maglione, un bel gilet, un cardigan, dipende da quello che vorreste realizzare. Lo scopo mio è che sia di vostro gusto. Ripeto, si devono utilizzare comunque due tipi di colori diversi. Io ho avuto questi a portata di mano per mettere in risalto il punto. E si deve utilizzare nel caso dell'uncinetto un numero di catenelle, numero dispari, di catenelle, numero dispari per qualsiasi cosa vogliate realizzare. Poi cosa devo aggiungere? No, stavo pensando al lavoro fatto ai ferri, che è completamente diverso. Comunque, il punto riporta il facsimile di quello che sarebbe l'originale del Paddy Pool ed è molto grazioso. Io parto da una base. Spero che vi piaccia, ecco, lo scopo mio principale è questo. Ho fatto un piccolo bordino e poi ho lavorato a punto dritto per un paio per tre passaggi e poi ho alternato i colori che man mano vi farò vedere nella dimostrazione. In questo caso io alterno altri due colori diversi. Ho fatto in modo di prepararmi già una base che ho ridotto ancora di più perché possa essere semplice e non molto ripetitiva, di 13 catenelle dove ho lavorato poi appunto dritto, tre volte, tre passaggi appunto dritto, punto che mi porterà base che mi porterà direttamente a iniziare il punto vero e proprio con un altro colore.
Spero di non impigliarmi con i colori, di non pasticciarmi con i colori. Allora, io utilizzerò questo rosa e questo verde, sperando di darvi l'idea della differenza. Tiro un po' il cappietto da una parte e dall'altra, stringo e partiamo direttamente con il punto. In questo caso non c'è problema di punto di vivagno perché non è uncinetto. Partiamo con il punto basso, normale e punto basso allungato. In questo modo si sviluppa il nostro punto. Quindi faremo un punto basso, normale. Poi salto 1, 2 punti sottostanti e faccio un punto basso allungato, così, saltando 2 punti. Un punto basso normale e poi salto 1, 2 punti di base, vado al punto sottostante e faccio il punto basso allungato. Il punto basso normale, poi salto 1, 2 e il punto basso allungato, così. Poi ripeto ancora, così, punto basso normale, salto 2 punti sottostanti, vado al secondo punto di base, faccio il punto basso allungato. Quindi parliamo di punto basso normale e punto basso allungato. Punto basso normale e poi salto 2 punti sottostanti e faccio il punto basso allungato, cosiddetto allungato. Punto basso normale e poi di nuovo punto basso allungato. Li alterniamo. Punto basso e termino il mio giro in questo modo. Ecco quello che abbiamo ottenuto. Spero che i 2 colori si possano notare e non impigliare. Rigirando il lavoro faremo ora solo un passaggio di punti bassi, solo un passaggio di punti bassi. Una catenella di rigiro lavoro e faccio solo punti bassi. Su ogni punto un punto basso, utilizzando lo stesso colore che mi riporta per di più alla base dove ho iniziato a fare il cambio di colore di filo, proprio perché utilizzerò l'altro tipo di colore. Quindi un passaggio di punto basso normale e punto basso allungato e un passaggio di punto basso su tutta la base. Ora stiamo rigirando il lavoro dove ho intercalato l'altro filo, l'altro colore. Io sto attenta a non impigliarli e di solito in modo casereccio vi do un'idea, metto un colore dentro la busta che allaccio in modo molto morbido e un gomitolo d'altro colore in un'altra busta, così allacciate in modo molto morbido di modo che possa sfilare solo il filo senza che si intercali l'uno con l'altro. Questo è un consiglio che do in maniera casereccia. Adesso che abbiamo fatto questi 2 passaggi, io ritorno al colore principale, dico principale, quello iniziale, e mi ripeto come ho fatto all'inizio. Un punto basso è per intercalare i punti appunto di pedipul, come si notano, ne farò 2 consecutivi, bassi normali. Poi faccio il punto basso allungato 1 e 2 e faccio il punto allungato. Ritorno al normale, un punto basso normale e un punto basso allungato, saltando 2 punti 1 e 2. Così.
un punto basso normale in questo modo, salto 2 punti e un punto basso allungato. Un punto basso normale, salto 2 punti successivi, parto da quello sottostante e faccio il punto basso allungato. Punto basso normale, salto 2 punti successivi e parto da quello sottostante e faccio il punto basso allungato. Punto basso normale, punto basso allungato. Ecco che cosa abbiamo ottenuto, bellino e grazioso. Rigirando il lavoro non facciamo altro che ripetere la stessa modalità del primo giro, del secondo giro, cioè ripetiamo punti bassi su ogni punto un punto basso. Così. Con lo stesso colore, che per di più ci riporta alla base dove abbiamo fatto l'interscambio dei 2 colori di filo. Quindi abbiamo anche l'opportunità di non intrecciare molti fili fra loro, ma di avere solo una parte, questa, dove intercaliamo i fili. Ecco il risultato che otteniamo. Guardate come viene grazioso, come possiamo dire veramente questo è un punto padpole o un facsimile del padpole. Io non lo so pronunciare bene se così si dice in francese o se si usa a dirlo in inglese. Penso sia più inglese che francese e dico padpole, poi non lo so. Ora, rigirando il lavoro, facciamo nuovamente il cambio di filo, proprio perché ci troviamo nella stessa parte laterale dove abbiamo fatto il primo cambio. E riprendiamo il colore, in questo caso io sto utilizzando il rosa e il rosa. Facciamo un punto basso. E poi di nuovo il punto allungato, saltando 2 punti sottostanti, così. Il punto basso normale e il punto basso allungato, saltando 2 punti, 1 e 2, così. Il punto basso normale. Il punto basso allungato, ormai l'avete compreso perché l'ho spiegato più di una volta, non voglio diventare antipatica. Il punto basso allungato, così, il punto basso normale, allungato e normale, allungato e normale. E siamo arrivati alla fine del nostro giro. Ora, rigirando il lavoro, faremo solo un passaggio di punti bassi. Quindi rigiro il lavoro e su ogni punto lavoro un punto basso con lo stesso colore di filo. Ecco che si stanno intrecciando i 2 gomitoli. Quindi tutto a punto basso. Guardate che viene una cosa bellina, graziosa, un po' vintage, diciamo anche così, ma che si può realizzare per fare tanti svariati lavori a nostro gusto e piacere. Utilizzate i filati che preferite, i colori che vi piacciono di più. E con questo che è quello che abbiamo ottenuto. Guardate come si nota già il punto cosiddetto padpole, padpole, padpole. Poi, rigirando il lavoro, io mi trovo alla base dove ho fatto l'interscambio dei fili, dei colori, dei fili qui alla base e riprendo il colore iniziale qui. Faccio di nuovo un punto basso, un punto basso ancora per intercalare il disegno del pedipool,
E poi il punto basso allungato, salto i due punti sottostanti e faccio il punto basso allungato. Quindi, per darvi l'idea, se all'inizio abbiamo fatto un punto basso e un punto basso allungato, per intercalare il disegno, la forma del pedi pull, al secondo giro si fanno due punti bassi e uno allungato e poi si prosegue normalmente. Così, un punto basso e un punto basso allungato. 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 Un punto basso e ho finito questo passaggio. Guardate come si nota il disegno, così. Per quello dicevo, per intercalare questa forma di virgolettata che diamo al nostro disegno, facciamo una volta il punto basso e il punto basso allungato, il punto basso e il punto basso allungato. Nel secondo passaggio, due punti bassi e quello allungato, per intercalare questa virgolettata, come la chiamo io. Spero di essere stata semplice nella spiegazione. Ora rigiro il lavoro e su ogni punto faccio il punto basso. Per quello ho fatto anche un campioncino piccolino per rendere meglio l'idea, non prolungarmi troppo, non essere troppo complicata e neanche antipatica. Spero solo che sia visibile alla telecamera e di vostro gusto e piacere quello che vi sto proponendo. Ora che siamo ritornati alla base dove abbiamo fatto l'interscambio di colori di filo, io cerco di non farli intrecciare nel frattempo. Abbiate pazienza, chiedo scusa, non vorrei provocare danno con questo intreccio di fili. Il lavoro si svolge molto facilmente e che bisogna avere un po' di pazienza nell'intercalare un filo colorato con l'altro. Ora, rigirando il lavoro, io riprendo il punto, il colore che ho fatto per intercalare questo, il colore rosa, e ricomincio da capo. Un punto basso, questa volta lo facciamo allungato. Saltiamo due punti e facciamo il punto basso allungato. Punto basso normale, punto basso allungato. Punto basso normale. Punto basso allungato, punto basso normale, punto basso allungato, punto basso normale, punto basso allungato, punto basso normale, punto basso allungato, così, punto basso normale, punto basso allungato, così. Ora, su questa base che abbiamo fatto di colore rosa, faremo un giro e un passaggio solo di punti bassi. Quindi rigiro il lavoro e su ogni punto un punto basso, semplicemente solo punti bassi. Su ogni punto. Così. E diamo man mano forma, conformità, valore, compattezza al cosiddetto punto ped pull. Ecco qui. Ora, ritornando alla base dove ho fatto l'interscambio dei colori, guardate come viene grazioso, ritorno con il mio colore verde. Verde mare, acqua marina, verde cielo, come volete definirlo, e riprendo nuovamente a lavorare, però faccio intercalando due punti bassi,
1 e 2 e poi il punto allungato. Come ho detto e ho spiegato prima, poi si prosegue normalmente, punto basso, punto allungato, punto basso, punto allungato, punto basso. Si stanno intrecciando, scusate, abbiate pazienza, chiedo scusa, chiedo scusa. Adesso che era nel meglio del mio proseguimento di lavoro, eccolo qui, ecco qui. Allora, punto allungato e ricominciamo col punto basso. Punto allungato, saltiamo 2 punti e facciamo il punto allungato. Punto basso, punto allungato, punto basso, punto allungato. E finiamo col punto basso. Rigirando il nostro lavoro, questo è quello che abbiamo ottenuto. Guardate che bel pedipul che ho fatto, come sto realizzando questo campioncino, mi piace più di quello che ho fatto inizialmente. Rigiro il lavoro, lavoriamo solo punti bassi e si ricomincia da capo così. Non c'è nessunissimo problema, è facilissimo da realizzare, soprattutto con l'uncinetto, ma c'è anche la versione fatta ai ferri, che è molto bella anche quella, lo realizza in maniera particolare il pedipul. È molto bellino. E se avrò modo di poterlo esporre e dimostrerò anche come farlo ai ferri. Però a me piace tanto anche in questa versione, guardate come viene grazioso, che io ve lo invito a lavorare perché è particolare. Questo dovrebbe essere il retro di come si presenta, ma la differenza è minimo di differenza. Perché dico minimo? Perché si utilizzava sia questa particolarità di punto che questa fatta sul davanti del lavoro. Sembrano quasi completamente diversi, ma sono della stessa famiglia, ecco, diciamo così, appartengono alla stessa famiglia, sia una versione che l'altra. Lavorati così all'uncinetto, perché con i ferri, e scusatemi se mi intrometto di nuovo col lavoro ai ferri, è completamente invece tutto diverso. E questo è quanto. Oggi ho voluto fare questa prova nuova di maglia in forma lineare e che ricorda e riporta praticamente il lavoro chiamiamolo così, dei tempi addietro, che si chiamava il facsimile del lavoro della maglia della stoffa cosiddetta pedipul, e si realizzavano diversi capi, capi d'abbigliamento, capi come giacche, cappotti, cose del genere che venivano riportate soprattutto con questa tipologia di punto. Spero che sia stato di vostro gusto e piacere, che sia stata semplice anche nella spiegazione che vi ho dato. Ricordatevi di mettere un numero dispari di catenelle per iniziare come base. Io ho fatto poi il punto, mi viene dire punto dritto per 3 volte. Per dargli una base, voi regolatevi in base al gusto, a quello che vorreste realizzare, anche perché quando faremo il punto allungato bisogna scendere di 2 punti sottostanti. Quindi lasciando un bordino è sempre meglio lasciarlo rifinito in un certo senso.
sia da una parte che dall'altra. In questo è un piccolo esempio, è una semplice campione, non è niente di che, come questo, è un semplice campioncino. Quello che conta è il punto vero e proprio che ho lavorato anche qui in due colori distinti e molto graziosi. Questo è il retro come si presenta, ma ho già detto, mi sembrano quasi simili, appartenenti alla stessa famiglia, uguali comunque e particolari allo stesso tempo. Spero che siano di vostro gusto, che sia di vostro piacere. Vi rifaccio vedere il campioncino che ho fatto insieme a voi. Guardate come viene grazioso, anche se con due colori completamente diversi l'uno dall'altro, logicamente. La base di solito dovrebbe essere più scura e una più chiara. Di solito si usano colori così, come il bianco e il nero, che dovrebbero essere più ripresi, più riportati, più considerati. Io faccio sempre vedere una parte e l'altra. Quindi mi pare di aver detto tutto, spero di essere stata semplice, spero che sia di vostro gusto e gradimento ciò che vi ho proposto e presentato, e spero che la mia meta, il mio scopo sia quello di raggiungere il piacere, il vostro gusto e il vostro gradimento in ciò che vi propongo. Poi sta a voi il proposito di volerlo utilizzare o meno, di proseguire o meno ciò che vi propongo. Intanto non posso che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, per la compagnia che mi avete fatto soprattutto. Non posso non ringraziare tutti i miei iscritti con affetto, con stima, con gratitudine, apprezzamento perché dimostrano di apprezzare il lavoro che propongo. E vi aspetto al prossimo tutorial con cose belle, sempre belle e semplici da realizzare. Spero che anche questa sia una cosa bella, che sia di vostro gusto, che vi piaccia. Io mi auguro, auspico, spero. E quindi vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie ancora e siccome abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto di sempre è quello in francese. En crochet. Grazie, al prossimo tutorial. Ciao, grazie e salve. Ciao, en crochet.